Bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Mi domando! Come fanno le api a fare il miele? Sì! Potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio e escavatore confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tubbs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs! Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafior, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare. Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Ah, il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì, è dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso. È un'abitudine. Bello! Sì, Tubbs! Ora ho la risposta alla mia domanda. Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tubbs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Uh-huh! Oh, sì! Ehi! È un camion dell'immondizia! Sì, l'ho riconosciuto anche dall'odore! Wow, Tubbs! Anche tu lo trovi puzzolente! E tu sei un robot! Aspetta, che cos'è questo ronzio? Da dove arriva? Oh, delle mosche! Ehi, quelle mosche sono appena entrate nel camion dell'immondizia! Mi domando, perché alle mosche piace l'immondizia? Idea geniale, Tubbs! Possiamo entrare nel camion dell'immondizia per scoprire la risposta! Mi serviranno delle ali! Ali confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché le mosche adorano l'immondizia! Miniaturizzazione! Trattieni il respiro, Tubbs! Stiamo per entrare! Sono nel camion dell'immondizia! Benvenuti! Io sono Razio, la mosca! Sembra sia la vostra prima volta qui, giusto? Ciao, Razio! Io sono Blippi. Questa è la mia prima visita a un camion dell'immondizia. Un po' puzzolente, eh? Non per me! Io adoro la puzza! Seguimi! Facciamo un giro! Questo posto è il mio parco giochi! Oh, scivola, scivola! Ops, scusatemi! Ehi, Orazio, perché alle mosche piace l'immondizia? Perché è deliziosa e l'immondizia mi fa volare! Abbiamo fagioli puzzolenti, formaggio ammorbito, cartoni della pizza unti e persino poltiglie di avanzi misteriosi! Ops, scusate, colpa dei fagioli?
se vuoi posso darti un passaggio al volo fino a un giardino o dove vuoi tu. Orazio! Dove sei finito? C'è di tutto qui! Nell'immondizia! Oh, questa è torta? Oh no, non era torta! Buona comunque! Mi va bene qualsiasi cosa! E mangio qualsiasi cosa! Orazio ha più energie adesso! Ora credo di avere la risposta al perché le mosche adorano l'immondizia! È perché ne adorano l'odore e lì ci trovano del cibo! I gusti sono gusti! Carica la risposta, Tabs! Sì, signor Blippi! Per me un camion dell'immondizia è come... un ristorante a buffet aperto notte e giorno! Vai, Orazio! Grazie! Ciao, Blippi! Wow, Tabs! Quel castello gonfiabile è davvero spaziale! Mi domando, come sarebbe saltellare sulla Luna? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare sulla Luna e scoprirlo! Mi serviranno il razzo ausiliario, il braccio escavatore e le zampe da rana! Razzo, braccio escavatore, zampe da rana confermati! E adesso andiamo a esplorare! La Blippi mobile parte a razzo per l'avventura! Ed ecco la Luna! Sì! Pronti per l'allunaggio! Ehi, mi fai il solletico! E tu chi sei? Mi chiamo Rocky, la roccia lunare, perché sono una roccia. Ciao, Rocky! Io sono Blippi e lui è Tabs. Siamo qui per scoprire com'è saltellare sulla Luna. Io non ci ho mai provato da solo, sono una roccia, ma fammi vedere se... riesco ad alzarmi! Sì, grande! E allora saltelliamo! Cia, 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 cia! Sono leggero come una piuma qua su! Non avrei mai immaginato che mi sarei potuto divertire così tanto! È pazzesco restare in alto così a lungo! Oh, perché ci mettiamo così tanto a tornare giù? È per via della forza di gravità! È la forza invisibile che tiene i tuoi stivali lunari al suolo! Attira le cose verso il basso! Ma c'è molta meno gravità sulla Luna rispetto alla Terra! Perché la Luna è molto più piccola! Ecco perché fluttuiamo così a lungo! Ho la risposta alla mia domanda! Come sarebbe saltellare sulla Luna? È molto divertente! E i salti sono davvero alti! Perché la forza di gravità sulla Luna è minore rispetto a quella della Terra! Carica la risposta, Tabs! Stiamo fluttuando! Anche se la forza di gravità ci sta lentamente riportando giù! Cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia! Grazie, amici! Avete fatto divertire Rocky la roccia lunare come non mai! Ciao, Rocky! Continua a saltellare, Blippi! Wow! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura. Guarda, laggiù c'è qualcuno!
Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo. Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ora, Blippi, Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare. Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori. I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? Ah, e invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie. Capito anche questo? Fantastico, e allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o... Questa carota è una verdura, perché è una radice e ha anche le foglie. Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi. Allora dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Questa è difficile. Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi. Provo a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora, la tua ultima domanda, Blippi. Sai dirmi se questa bella fragola è un frutto oppure una verdura? La fragola è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato due risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda. Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie. E i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi. Carica la risposta, Divo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima, con un ospite speciale, Madame Mango su Frutta o Verdura! Halloween è il massimo, Tabs! E io adoro dolcetto scherzetto! Ehi, guarda! Una casa infestata! Wow! Guarda quante decorazioni! Sono fantastiche! Hai ragione, Tabs. Forse ci sono dei dolcetti là dentro. Mi domando, cosa c'è in una casa infestata? Andiamo a scoprirlo. Pronto, Tabs? Tabs? Oh? Credo che sia meglio entrare nella casa infestata e cercare Tabs. Dovrebbe essere divertente! Ciao! Io sono Blippi, sto cercando il mio amico Tabs. Per caso l'hai visto? Ciao, Blippi, io sono Zucchetta. Quello era un fantasma! Probabile, sì. Non l'ho visto, Tabs, ma puoi cercarlo in questa casa piena di magico e spaventoso divertimento! Fantastico! Forse il mio amico Femorotto ha visto Tabs, è nel seminterrato. Io comincerei scendendo questa scala. D'accordo! È diventato uno scivolo! Zucchetta! Tabs! Di là! Scusa! Non preoccuparti, Femorotto è abituato a essere smontato! Forse ha visto Tabs! Meglio se lo raccolgo! Io non la toccherei, fosse in te! Scusa ancora, Femorotto! Wow! Forse quel fantasma fluttuante sa dov'è Tabs! Seguiamolo! Ciao, strega! Addio, strega! Credo di essere in un vicolo cieco. Mi chiedo dove siano finiti tutti. Forte! Una parete girevole! Congratulazioni, Blippi! Sei riuscito ad attraversare la mia casa infestata! Gli scherzetti sono finiti e ora è tempo dei dolcetti! Ma aspetta, non ho ancora trovato Tabs! Tabs? Eri tu il fantasma che svolazzava in giro! Bene, adesso ho la risposta alla mia domanda. Cosa c'è in una casa infestata? Divertimento, scheletri spaventosi, ragnatele, una zucca parlante, ragni, una strega incorniciata e un Tabs fantasma fluttuante. Carica la risposta, Tabs. Grazie per averci fatto divertire tanto nella tua casa, Zucchetta. Buon Halloween! Buon Halloween! Oh,
Oh, io adoro la nostra bella Blippi mobile. Sì, hai ragione, Dibo. La nostra automobile ha delle cose fantastiche. Mi domando, com'erano le prime automobili? Buona idea! Possiamo viaggiare indietro nel tempo e vedere una delle prime automobili. Mi serviranno le pale di elicottero. Pale di elicottero confermate. Attivare la stazione di Blippi. Viaggiamo indietro nel tempo! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Abbiamo appena viaggiato indietro di oltre 100 lunghi anni! Mi domando, di chi sarà questa casa? È mia! Il mio nome è Blippi! E il tuo? Ciao! Anche il mio è Blippi! Aspetta, non è che per caso tu sei il mio bisnonno? Sì, penso di esserlo! Vieni qui, Blippi del futuro, mio caro pronipote! Bisnonno, siamo qui per scoprire come erano le prime automobili! Che tempismo! Stavo per portare la mia prima automobile a fare un giro di prova! Cavolicchio! Non è una bellezza? Oh, cavolo, che ficata! Allora, com'è che si avvia? Questa manovella genera delle scintille che aiutano ad avviare il motore! E il motore è avviato! Sì! Ehi, sembra che la tua automobile possa ospitare solo due persone e non ci sono le cinture di sicurezza. Le cinture ti tengono al sicuro. Cavolicchio! Cinture di sicurezza! Bene, andiamo! Fino in cima a quella collina! Ne ero sicuro! E adesso si va giù! Oh no, Dibo! Wow! Oh! Oh! Wow! Questa automobile ce li ha i freni? Sì, certo che ce li ha! Beh, è stata una vera ficata! Cavolicchio! E io la risposta alla mia domanda? Come erano le prime automobili? Dovevi girare una manovella per avviarle. Le automobili avevano solo due posti e dovevi tirare una leva per frenare. Carica la risposta, Dibo! Ciao, bisnonno Blippi! E guida con prudenza! Vedo la luna, le stelle e... quello è un pianeta! Oh, sì, Tabs! Oh, c'è una vastissima area là fuori nello spazio con i pianeti e il Sole. Si chiama Sistema Solare. Mi domando, quali pianeti ci sono nel Sistema Solare? Idea geniale, Tabs! Possiamo andare a indagare nello spazio! Mi servirà un motore a razzo! Motore a razzo confermato. Attivare la stazione di Blippi! Ora è il momento di farci grandi come un pianeta! Espansione! Bene, Tabs! Siamo nello spazio! C'è una meteorite! Ciao, io sono Blippi! Benvenuto nello spazio! Io sono Mary, la meteorite! Sono qui per scoprire tutti i pianeti del nostro sistema solare! Molto bene! Ci sono 8 pianeti nel nostro sistema! Siete pronti a conoscerli? I più vicini al Sole ardente sono i due pianeti più piccoli e più caldi, Mercurio e Venere. Si è cotto troppo! Dovremmo andare! Il terzo pianeta è la vostra casa, la Terra! Ciao, mamma! E poi c'è Marte, il pianeta rosso. Marte è rosso perché è ricoperto di ossido di ferro. Sì, ma è un po' troppo polveroso. Andiamo! Il prossimo è il gigante Giove, più grande di tutti i pianeti messi insieme. A me non fa paura. Wow! Però è meglio se andiamo! Di sicuro adesso siamo molto lontani dal Sole. Vi presento Saturno e i suoi anelli. Oh, sono davvero tanto belli! Ci possiamo avvicinare? Sì, certo! Wow! Oh, oh, oh!
Sì! Aspetta, non abbiamo ancora finito! A sinistra c'è Urano, a miliardi di chilometri dal Sole, freddino. Un applauso per il più lontano, il più ventoso, il più freddo dei pianeti, Nettuno! Blippi! Wow! Ho la risposta alla mia domanda! Quali sono i pianeti del nostro sistema solare? Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Carica la risposta, Tabs! Grazie per la visita guidata! Molto astrodivertente! Ciao, Blippi! Sei pronto per la pioggia? Una bella pioggia di meteoriti! Ciao, Mary la meteorite! Hai ragione, Dibo! Questo è un attraversamento di canguri! E noi siamo in Australia! In questo territorio non puoi mai sapere quando un canguro può saltarti sulla testa! Ha fatto un salto spettacolare! Mi domando, quanto in alto può saltare un canguro? Idea geniale! Lo andremo a chiedere a quel canguro! Mi servono le zampe di rana per questa avventura! Zampe di rana, confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Siamo nell'Outback e stiamo andando a cercare un canguro! Oh, ehi, ciao! Io sono Rooney! Che cosa ti porta da queste parti con la tua bella macchina? Ciao, Rooney! Io sono Blippi e lui è Dibo! Volevamo vedere quanto in alto può saltare un canguro! Piacere di conoscervi! Beh, io posso saltare tanto quanto la vostra macchina e forse riesco a fare dei salti anche più alti! Oh, Rooney sta saltando molto in alto! E super velocemente! Ah, sei abbastanza veloce anche tu! Ti va una piccola corsa, Blippi? Sembra divertente! Molto bene! Corriamo intorno a quella grande roccia laggiù! È arenaria! La chiamiamo Uluru o Ayers Rock! È il cuore dell'Australia! Oh, che spettacolo! Il primo che torna qui vince! Sì, ci sto, Rooney! A proposito, forse ci sono una o due staccionate in mezzo! Buono a sapersi! Andiamo, Blippi! Saltiamo! Quasi 2 metri! Bel salto! Pronto a saltare ancora più in alto? Sì! Che ne dici di un salto di 3 metri? Oh! Sì! Ah! Al miglior saltatore che abbiamo mai visto! E adesso ho la risposta alla mia domanda. Quanto in alto può saltare un canguro? I canguri possono saltare fino a 3 metri da terra! Carica la risposta, Dibo! È stato divertente! Mi devo rinfrescare! Ecco perché mi lecco il braccio, è tipico di noi canguri! Ciao! Ciao, ciao!